Il Signore sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Luca. In quel tempo, quando fu vicino alla vista della città, il Signore Gesù pianse su di essa, dicendo: «Se avessi compreso anche tu in questo giorno quello che porta alla pace, ma ora è stato nascosto ai tuoi occhi. Per te verranno giorni in cui i tuoi nemici ti circonderanno di trincee, ti assedieranno, ti stringeranno da ogni parte, distruggeranno te e i tuoi figli dentro di te e non lasceranno in te pietra su pietra, perché non hai riconosciuto il tempo in cui sei stata visitata». Ed entrato nel tempio si mise a scacciare quelli che vendevano dicendo: «Sta scritto, la mia casa sarà casa di preghiera, voi invece ne avete fatto un covo di ladri». Ogni giorno insegnava nel tempio. I capi dei sacerdoti e gli scribi cercavano di farlo morire, e così anche i capi del popolo, ma non sapevano che cosa fare, perché tutto il popolo pendeva dalle sue labbra nell'ascoltarlo. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Quando ero un bambino, le mie sante suore mi dicevano di non comportarmi male, di non fare il cattivo, per non far piangere il mio angelo custode. E io ho pensato sempre che se disubbidivo, se non facevo i compiti, ecco che il mio angelo piangeva perché facevo il cattivo. Dire questo è vero, anche se fa un po' sorridere oggi, però è proprio giusto, lo dicono i santi, quei santi che vedevano il loro angelo custode e vedevano che qualche volta questo angelo piangeva. Ma soprattutto è giusto e vero perché anche Gesù, abbiamo sentito nel Vangelo, ha pianto sulla città di Gerusalemme. Perché? Perché i suoi abitanti erano cattivi, erano guerrafondai, insomma, si comportavano veramente male, e piangeva perché questa città Gerusalemme avrebbe subito come punizione e come correzione, avrebbe subito la distruzione e la uccisione degli abitanti da parte dei romani, come poi è capitato nell'anno 70 dopo Cristo. Allora, quando succedono casi così distruttivi in tutti i sensi, fenomeni sociali di morte, di disastro, di fame, di disoccupazione, come quelli legati alla pandemia di questi tempi, dobbiamo chiederci: ma non è che c'è un Gesù che piange? Non è che ci sono lacrime e sangue che chiedono a Dio un intervento correttore, un intervento purificatore della città di questo mondo, della Gerusalemme, di questa nostra società? È una domanda a cui possiamo dare sicuramente una risposta. Se vediamo che il secolo scorso, ma purtroppo anche adesso il nostro secolo, è stato definito il secolo dell'aborto, non tanto delle guerre. Le guerre avranno provocato 200-300 milioni di morti, ma è il secolo dell'aborto, perché l'aborto ne ha provocati molto di più. Con un calcolo approssimativo si parla di 1 miliardo di aborti, 1 miliardo di vittime di questo genocidio che continua ancora con annualmente centinaio di milioni. In Italia si parla di 60 milioni all'anno di aborti con sistemi sempre più sofisticati, ma
voi pensate, Dio ad ogni bimbo nel suo concepimento, nel momento del concepimento, dà un angelo, affida un angelo custode. Pensate a milioni di angeli che tornano a Dio piangendo, piangendo, perché il loro bimbo, la loro bimba è stato ucciso nel seno materno. E devono riportare l'anima di questo bimbo nel limbo, sperando che qualcuno si ricordi di loro, perché un battesimo di desiderio, una messa per loro li possa portare nelle braccia del Padre in paradiso. Ma fino a quando Dio Padre può sopportare le lacrime dei suoi angeli per questo sterminio, per questo crimine legalizzato e favorito che è il più grande olocausto del mondo, il più gigantesco abominio del mondo? E poi, presto o tardi, in un modo o in un altro, quel 70 dopo Cristo arriva. Quella distruzione di Gerusalemme arriva e deve arrivare. E ci vanno di mezzo tutti o quasi. E può arrivare anche attraverso l'epidemia. Anche la Madonna piange, come a Civitavecchia, piange insieme a Gesù, a volte Gesù bambino, nelle sue braccia, piange insieme agli angeli di questi bambini abortiti, per questo che è il peggiore crimine dell'umanità, della nostra Gerusalemme di oggi. Guai a noi se siamo insensibili a questo dramma e non reagiamo a questo sterminio legale di bambini concepiti per opera di lobby abortiste sempre più agguerrite, sempre più finanziate, quasi come un'azienda, un'industria, approfittando anche della crisi del coronavirus. Guai a noi se non promuoviamo una cultura per la vita e tutte le organizzazioni, soprattutto cristiane e cattoliche, che si battono in difesa della vita e per la promozione della vita. Un altro pensiero sul pianto di Gesù, quando Gesù ha pianto davanti all'amico Lazzaro morto e sepolto, davanti al pianto delle sorelle Marta e Maria, tutti dicevano: vedi come lo amava. Ecco il secondo pianto. Se il nostro angelo piange per noi, non è solo perché facciamo dei peccati che offendono Dio, ma è soprattutto anche perché Lui ci ama. E quindi è molto dispiaciuto e triste vederci così cattivi, vederci poi andare male e star male per i nostri peccati. L'amico è la persona che noi facciamo sorridere, facciamo felice, perché gli vogliamo bene, gli facciamo del bene, ci comportiamo bene con lui. L'amico è e deve essere sempre sorridente con noi, così il nostro angelo deve sempre sorriderci. Allora guai a far piangere il nostro angelo custode con i peccati che facciamo, che sono un'offesa anche a lui. È una cosa che non dobbiamo fare, soprattutto anche come conseguenza del fatto che noi amiamo, vogliamo bene il nostro angelo. Magari gli altri non ci pensano, ma noi se siamo devoti del nostro angelo custode, sappiamo del suo amore e del nostro amore per lui, proprio per rispetto al suo amore e alla sua amicizia per noi. Anzi, dobbiamo fare in modo che il nostro angelo, guardandoci, abbia sempre il sorriso sulle labbra, per l'amore che abbiamo nel cuore per lui. E penso che il Padre Celeste lo vede questo sorriso e sicuramente provvederà a noi qualche grazia, perché vede il nostro angelo felice di noi, contento di noi. Ora meditiamo anche sulle parole dette da Gesù. La prima parola è un invito pressante. Gesù ci invita a capire quello che porta alla pace. O Gerusalemme, se avessi compreso, capito anche tu quello che porta alla pace.
Allora nella nostra vita, per non avere come Gerusalemme brutte conseguenze distruttive di sofferenze, di morte, di discordia, di conflittualità, di malattia, dobbiamo capire prima di tutto che la pace è la cosa più importante, l'unica cosa importante da salvaguardare e da promuovere, per la quale lasciar perdere cento e mille cose che ci fanno perdere la pace, che ci fanno perdere la pazienza, che ci fanno essere litigiosi, agitati, nervosi, arrabbiati, ingelositi, eccetera, eccetera. Cose delle quali per lo più sono sicuramente inferiori al bene della pace. Quindi impariamo a lasciar perdere tante cose. Non facciamoci caso, sopportiamo, bypassiamo tutte queste, a volte, stupidaggini, perché la pace è veramente la cosa più importante, il valore più grande. Una volta che abbiamo capito il valore, la necessità, l'importanza della pace, dobbiamo capire adesso come arrivare alla pace. Dobbiamo capire ciò che porta alla pace. Ecco la seconda domanda, e diamo due risposte in particolare. Capire e realizzare la pace è possibile con il perdono, il perdonare. Le offese, le trascuratezze, è possibile con la riconciliazione, è possibile con lo scusarsi con gli altri, con il chiedere scusa agli altri e nello scusare anche gli altri, è possibile la pace col dimenticare le sgarberie, le ingiustizie, scordare gli antichi rancori, comprendere ed essere indulgente verso gli errori di una persona, condonare, assolvere un debito materiale più che altro morale, e non infierire, non vendicare un'offesa. Ecco, insomma, capire il valore della remissione, della assoluzione, del condono, dell'indulgenza, del perdono, tutto questo è ciò che porta alla pace. L'angelo della pace sarà allora veramente nel nostro cuore e nella nostra casa. E un'altra cosa da capire, da realizzare, perché porta alla pace, è quello del pregare, dell'avere fede, dell'affidarci alla divina provvidenza, quello di andare in chiesa come casa della preghiera, come l'ha definita Gesù nel Vangelo, per ascoltare Gesù, leggere il suo Vangelo fino a pendere dalle sue labbra, come il popolo semplice e buono di Gerusalemme, affascinati e conquistati dalla sapienza del Vangelo, quella sapienza che guarisce, che eleva i nostri istinti, i nostri sentimenti, i nostri comportamenti, che sono tante volte un po' da registrare, da correggere, da evangelizzare, da purificare, da convertire, da elevare e santificare. La preghiera. Certo, non sempre la preghiera nella casa della preghiera è esaudita come vogliamo e quando vogliamo noi. Certo, c'è tanta gente che esce di chiesa delusa, amareggiata e magari anche arrabbiata per non aver ricevuto una grazia, con l'impressione di non essere stati ascoltati, di non aver trovato Dio. Certo, c'è gente che neanche facendo novene, pellegrinaggi, pregando a tutto andare, neanche in questo trova pace, ma forse, ecco, forse e sicuramente è perché andate in chiesa, nella casa della preghiera, senza pregare in modo giusto. Ha fatto una preghiera male, in modo inadatto o in modo incompleto. Ecco, loro che sono i nostri angeli ancora, che ci dicono di pregare bene, con umiltà, con fiducia, con convinzione, con sicurezza, con perseveranza nel chiedere, nel bussare alla porta del Signore, aggiungendo a ogni preghiera: però sia fatta la tua volontà. E se manca questo, perché la volontà di Dio è giusta e buona. Ancora i nostri angeli ci dicono di chiedere con insistenza e nello stesso tempo di ringraziare con riconoscenza per tutto,
di pregare dopo aver prima perdonato. Sono cose del Vangelo, ma ce lo ricordano gli angeli. Ci dicono gli angeli di lodare e di ringraziare per tutte le cose, anche quelle che ci mancano, che vanno male, avendo la fede positiva che tutto poi concorre al nostro bene. Ci dicono di ringraziare prima ancora di ricevere e di avere, quindi avendo fede di aver già ricevuto. Ci dicono di riconoscere ciò che Dio ci ha risparmiato di male e come Dio ci abbia protetto e difeso al di là di quello che di male ci è capitato e così via. Vedete, ho riassunto un po' quello che insegna Gesù sul Vangelo, che i nostri angeli ci ricordano, e loro dobbiamo dire: ma io come sbaglio a pregare? Quanto pregare imperfetto io faccio, carente, manchevole? Chi invece prega bene in modo giusto, evangelico, biblico, buono, può davvero constatare che questa preghiera porta la pace, porta alla pace, la pace del cuore con noi stessi, con Dio e con il prossimo. Dovremmo dire al nostro angelo: insegnami a pregare, anche tu, insegnami a pregare. E penso che possa davvero insegnarci a pregare bene e quindi a ottenere tante grazie e quindi tanta pace dal Signore. La seconda parola detta da Gesù nel Vangelo è quella di riconoscere il tempo della visita del Signore. Per visita del Signore si intende il ricevere una grazia particolare. Dobbiamo ricordare che gli angeli, per la loro natura, la loro missione, sono preposti a queste visite della grazia. Quindi sono messaggeri postini delle grazie di Dio. Ci visitano anche fino ai miracoli. Il più delle volte sono visite ordinarie che purtroppo molti non riconoscono e dicono: oh, che caso, oh, che fortuna, oh, che combinazione. Ma quel caso lì, quella fortuna lì, quella combinazione lì, chi l'ha fatta? Ma è il tuo angelo che ha portato a te una visita di Dio, un aiuto di Dio. Io, per esempio, nella mia malattia mi sono accorto di un tempismo eccezionale, anche molto significativo, l'essere uscito dall'ospedale il 13 di febbraio, l'essere uscito dalla clinica di riabilitazione il 13 marzo, il 13 giorno della Madonna. Tempismo, ma poi dentro queste esperienze di ospedale e di casa di riabilitazione, quanto tempismo di persone, di momenti, di cose, di avvenimenti. Io dico: ma questo tempismo, questo che fa dire alla gente: che fortuna, ma questo tempismo è il tempismo degli angeli, perché non sbagliano mai, se noi abbiamo fede in loro, a darci davvero la visita del Signore nel tempo giusto, nel momento giusto, quella tal visita particolare, tal medico particolare, tanto per fare un esempio, tale grazia particolare. Quindi davvero ci sono tante visite ordinarie, bisogna saperle riconoscere e almeno dire: non più che fortuna, grazie a Dio, grazie al Signore, grazie alla Madonna, grazie a questo santo, grazie. Vuol dire che tu riconosci che in quel momento, per quell'occasione, in quella situazione, quella persona, è intervenuta una visita lì, è arrivato il Signore, è arrivata la Madonna, è arrivato quel santo, è arrivato il suo tempo, il tuo angelo custode, ha regolato tutti i tempi, in modo che tutto vada bene, tutto proceda liscio. Qualche volta ci sono delle visite straordinarie. Ricevere, per esempio, una illuminazione, magari anche un profumo, un'emozione, una ispirazione, fino anche a interventi fisici, materiali, proprio di salvezza, di aiuto, di protezione e di guida. Uno cade dalle scale, stranamente non si fa niente. Poteva anche morire, pestare la testa. Uno ha un incidente stradale e ne esce fuori illeso. Cosa è successo? Guardate che sono interventi straordinari, eccezionali.
Uno gli ha una brutta malattia, viene diagnosticata, scoperta per tempo, che riesce a operare e guarire. Per tempo, perché si aspettava ancora un po'. Ma chi ha fatto quella grazia straordinaria lì? Un esempio. Ho letto l'esempio, la testimonianza di padre Hernandez, un padre cappuccino, durante un bombardamento, tra i più sanguinosi nella guerra, ultima guerra di Israele con i palestinesi, racconta che a Gaza c'era una famiglia cristiana, palestinese cristiana però, ed era riunita al buio in casa, tutta raccolta, paurosa perché piovevano bombe da tutte le parti. A un certo punto si è aperta la porta. Il papà ha pensato che fossero dei combattenti che cercavano un luogo per un appostamento, per un rifugio. Con coraggio si è alzato, è andato alla porta, ha guardato in giro, non c'era nessuno, ha chiuso la porta. Dopo qualche momento la porta si è aperta di nuovo. L'ho tornato a guardare, non ha visto nessuno, ha chiuso la porta. Tornato per la terza volta, la porta si è aperta. A questo punto i uomini di fede hanno pensato a un segno divino che dovevano uscire da lì. Appena usciti, abbastanza lontani, un missile è caduto proprio sulla casa attaccata alla loro, che li avrebbe sicuramente uccisi tutti. Padre Hernandez, commentando questo episodio, lo definisce importante, ma io direi non è importante, questo è proprio prodigioso e miracoloso. E scrive che in quella famiglia palestinese, cristiana, si invocava Gesù, Salvatore, si diceva il rosario tutti i giorni, si pregava sempre gli angeli. E io penso che Gesù e la Madonna abbiano mandato un angelo ad aprire la porta per 3 volte per fargliela capire. Di uscire da lì, di salvarli. Impariamo anche noi a riconoscere le visite del Signore, anche quelle straordinarie, attraverso i nostri angeli, riconoscere e anche aver riconoscenza. Aver riconoscenza e continuare a pregare i nostri angeli con devozione, con fede, anche attenti ai loro segni della visita, della grazia del Signore.